paio di giorni di riposo e poi la partenza per gli impegni con la nazionale colombiana. Quelli con l'Atalanta si sono conclusi, è stata un'altra lunga ed impegnativa stagione. Sì, dai, abbiamo fatto una grandissima stagione e siamo contenti perché comunque continuiamo a scrivere la storia, no? Se abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci siamo messi a inizio stagione e niente, devo dire che siamo stati bravissimi. Terzo posto in Serie A Team e terza qualificazione consecutiva alla UEFA Champions League, finalista di Coppa Italia. Insomma, l'Atalanta anche quest'anno ha regalato soddisfazioni. Abbiamo avuto tante difficoltà, no? Sappiamo, per questa pandemia, però siamo noi riusciamo a mantenere il nostro livello. E grazie un po' a tutti, alla società che sempre si dà il sostegno, non ci fa mancare niente e poi noi ci possiamo lavorare tranquilli, possiamo esprimere il meglio possibile tutte le nostre capacità e niente, l'Atalanta anche quest'anno dopo l'Inter che ha vinto il campionato è stata la prima a qualificarsi in Champions League e per noi questa è una cosa che ha un valore molto alto. E vogliamo continuare così, vogliamo continuare a stupire il mondo che magari si sente in giro, che magari l'Atalanta non deve essere al posto che è oggi, però noi parliamo sul campo, facciamo vedere sul campo che sul campo possiamo conquistare qualsiasi cosa. In Serie A è ancora l'Atalanta la squadra ad aver segnato più gol di tutti, 90. Anche quest'anno in attacco tutti, anche perché anche i nostri difensori fanno gol, quindi anche quest'anno siamo una bella squadra e riusciamo a segnare tantissimi gol e questa è un po' la nostra forza, no? E vogliamo continuare così, e sempre se si può migliorarci ogni anno, però penso che anche la prossima stagione sarà una stagione importantissima per noi e sarà molto, molto, molto positiva. Per Duván quest'anno 19 gol e 14 assist. Qual è il gol che preferisce? Non è proprio un bel gol, mi è piaciuto soprattutto il movimento che ho fatto. È stato qua contro l'Udinese, abbiamo vinto 3-2 sull'assist di Malinowski. Non è un bellissimo gol, però mi è piaciuto tutto, come è partita l'azione, come Malinowski mi dà la palla senza guardarmi e pure il movimento che ho fatto, quindi diciamo che così per rispondere rapidamente scelgo quel gol lì. La 2021 si è conclusa, la prossima ci si augura tutti possa essere una stagione con il pubblico. Speriamo, alla finale eravamo contenti che c'erano i nostri tifosi, peccato che è andata purtroppo di quella maniera lì, però si gioca le partite diversamente quando c'è il pubblico, quando ci sono i tuoi tifosi, quindi speriamo che anche il prossimo anno già possiamo essere un po' più nella normalità, no?